state? Che carini! Un saluto e un grazie di cuore a tutti e un in bocca al lupo a voi per la nuova edizione 2020 di Cine Out. Daniela, Marco e Paolo. Ah, ma che gentili! Buongiorno amici, avrete capito che nel 2020 saremo noi a leggere le esclusive recensioni del critico cinematografico Marcello Garofalo. Io sono Katia. E io sono Piero. E Irene? Dov'è Irene? Eccomi, eccomi! Buongiorno! Troviamo un posto per il piccolo Ale. Sapete che a casa da solo non lo lascio mai. Eccolo qui. Guarda, intanto poggialo lì. Io accendo il PC. Piccoletto, perde un po' di bava. E io leggo il primo film consigliato dell'anno. Parasite 2019, vincitore della Palma d'Oro alla 72esima edizione del Festival di Cannes. Parasite, diretto dal sudcoreano Bong Joon-ho, è un'opera di grande spessore, tecnicamente anche molto ricercata, in grado di mescolare commedia e dramma in modo da sorprendere di continuo lo spettatore, con tocchi di feroce ironia e soprassalti tragici senza facili moralismi o assoluzioni. Racconta di una famiglia di proletari composta da padre, madre e due figli, che vive miserabilmente in uno scantinato, piegando cartoni per le pizze e cercando occasionali lavori, collegandosi a qualunque wifi esterno. Grazie a una fortuita circostanza e un calcolato inganno, il figlio trova un impiego come insegnante d'inglese presso una facoltosa famiglia, i Park. Vista la buona accoglienza ricevuta, riesce proditoriamente a far assumere dai Park pure tutti i suoi familiari. Ma poi una scoperta inaspettata scatena una serie di eventi incontrollabili. Odori sgradevoli e profumi inebrianti distinguono le classi sociali. Un capolavoro, meritevole dei consensi unanimi ricevuti, che si dipana tra bellissimi contrappunti musicali, da Beethoven al pop di Gianni Morandi, accensioni melodrammatiche e continui e inattesi colpi di scena. Qui Marcello ha dato il massimo, 5 gufetti. Che bello! La barista ci ha portato una torta e 2 gufetti di cioccolata per darci il benvenuto. Guarda, questa la prendo io, la faccio tagliare da Katia, okay. Così ci facciamo colazione. Va bene. Intanto tieni la recensione del film bizzarro. Grazie mille. Mentre stampo la tua recensione, ti va di andare a prendere le ultime cose? Sì, certo. Ma Katia, che ne dici se ce li teniamo i gufetti come mascotte? Ma certo, ci mancherebbe. Buoni. Con la bocca buona di questi gufetti leggerò la recensione molto meglio. Film bizzarro da recuperare. Terror Firmer di Lloyd Kaufman, 1999. Considerato il miglior film diretto da Lloyd Kaufman, il creatore del mitico Toxic Avenger, nonché la somma di tutti i film della Troma. In Terror Firmer si trovano infatti gli elementi caratteristici della casa di produzione, quali turpiloquio, sequenze politicamente scorrette, splatter, dialoghi demenziali, scatologia e sequenze ricorrenti, quali ad esempio l'amputazione di una gamba e fin anche un'evirazione. Un regista cieco, interpretato dallo stesso Kaufman, sta girando un film della Troma. Si tratta dell'ennesimo sequel del Vendicatore Tossico. Durante le riprese, sul set si aggira una misteriosa donna che seduce e uccide a poco i membri della troupe. Follie avvagonate, perfino una partecipazione del porno attore cult Ron Jeremy in un ruolo non hard. Holy socks, chi di voi avrà abbastanza coraggio per recuperarlo? E adesso un Blu-ray DVD consigliato, Tony Argenta, di Duccio Tessari, 1973. Considerato oggi un classico del genere Eurocrime, un violentissimo mafiarello al sangue, o se preferite un robusto mobster melodrama, perfettamente ibridato tra il poliziesco all'italiana e il polar francese. Il protagonista è Alain Delon, nei panni di un killer della mafia intenzionato a uscire dal giro. Diretto con maestria da Tessari, che non ebbe paura di realizzare un film veramente sanamente volgare nel senso pieno della parola. Tony Argenta Big Guns. Si avvale di un notevole cast di comprimari, delle suggestive luci di Silvano Ippoliti, di una colonna sonora easy tempo, tra le più ricercate dei 70s, con la voce incomparabile di Ornella Vanoni che canta l'appuntamento sui titoli di testa. Inseguimenti d'auto mozza respiro, con scene di car chase che certamente Tarantino deve aver ammirato prima di dirigere Death Proof,
pestaggi, torture, mafiosi in accappatoio circondati da sgualdrine, trappole e imboscate. All'epoca vietatissimo ai minori di 18 anni. In Francia Delon, anche coproduttore, volle presentarne una versione purgata che giustamente non ebbe seguito. Ecco la torta! Aspettate a finirla. Intanto, film horror consigliato 31 2016 di Rob Zombie, Blu-ray della Midnight Factory, con un bel packaging, nonché adesive e cartoline dei villain del film. Tra le lande desolate del Texas, un gruppo di intrattenitori ambulanti viene rapito da un'associazione composta da tre potenti, perversissimi e ricchi signori, col desiderio di coinvolgere i malcapitati in un gioco mortale che terminerà, per chi sopravvive, alle prime luci dell'alba. Quasi una versione horror del Salò di Pasolini, diretta dal maestro horror punk Rob Zombie, sofisticato con brio. Perversione e mattanze varie si sprecano solo per stomaci forti. Anche in questa nuova edizione di CineHow non mancherà lo sconsigliato con garbo. Oggi tocca It, capitolo 2, diretto da Andy Muschietti. Deludente seconda parte tratta dal romanzo Stracult di Stephen King, con coprotagonista il demoniaco clown Pennywise, sempre intenzionato a molestare un manipolo di ragazzini ormai divenuti adulti. Ci vorrà molto impegno per sconfiggere il mostruoso pagliaccio, ma ahimè, l'avventura non procura brividi di sorta tra effettacci digitali e una regia distratta e frettolosa. Peraltro, il Pennywise interpretato da Bill Skarsgård non riesce mai davvero a inquietare con quella sua aria da bamboccione e, superfluo dirlo, fa rimpiangere il grande Tim Curry della precedente miniserie TV. Continua ovviamente il quiz del dottor Carelli, il protagonista del romanzo di Marcello Garofalo, pubblicato anche negli Stati Uniti. Come sapete, in ogni puntata vi diremo una frase curiosa detta in un film e voi dovete indovinare il film e chi l'ha detta. Al suono del suo tuono, ecco la frase di oggi. Tulipani amari, mi piace, è buono. E per chi ha risposto al quiz del video numero 17 di Natale? La risposta corretta è Zach Galifianakis in Una notte da leoni, The Hangover, di Todd Phillips, 2009. E per questa nuova edizione, oltre a chi ci porta una buona colazione, avremo anche un fattorino che ci porta ogni volta nuovi DVD, nuove riviste o nuove locandine, come se non ne avessimo abbastanza. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e lasciateci i vostri commenti qua sotto. Ci vediamo fra 2 settimane, come al solito. Un saluto da Irene, Katia e Piero.